Ok, vai papà. Allora, buonasera a tutti. Anzitutto desidero a nome dell'associazione inviare a tutti voi, al professor Aldo Agosti, al volevole Roberto Speciale, a tutti gli amici che ci stanno seguendo, il più cordiale saluto, il più cordiale e fraterno saluto da Napoli, con la speranza di vederci in questa città e che possiate visitare anche la nostra associazione, che ha una lunga storia alle spalle, che è nata nel 1946, e allora era una filiale della una sezione napoletana dell'Associazione Italia URSS, e che poi, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ha preso il nome di Massimo Gorki per le cose che ben sapete. Io desidero veramente ringraziarvi per averci dato la possibilità di questa iniziativa culturale. Dirò alcune cose, soprattutto in funzione, diciamo, di una maggiore conoscenza anche di chi ci onora stasera. E voglio dare questa informazione ai nostri soci. Anzitutto, il libro Una fuga dagli zar, scritto dall'onorevole Roberto Speciale, il quale è stato consigliere regionale della Liguria, ma europarlamentare per ben 10 anni, se ricordo bene, e che per ben 10 anni, sì, se ricordo Sì, è bene, così. sì, per 2 legislature di seguito, e che comunque ha scritto moltissime cose. Oltre a questo In fuga dagli zar, di cui si parlerà stasera, che è già la seconda edizione, vero? È Sì. già la seconda edizione, ma ha scritto tanti lavori importantissimi. Voglio solamente ricordarne qualcuno: Gli anni di piombo, e quello su Alessandro Natta, che mi sta particolarmente a cuore, il libro su Serrati, scritto da Natta. Io ho molto amato Alessandro Natta, non solamente per la sua cultura, anche per il suo calore umano, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo pure da vicino, quindi mi fa molto piacere che tra i tanti libri e saggi scritti da Speciale ci sia anche questo su Alessandro Natta. E è stato, insomma, ha scritto tanto su vari temi nazionali, europei, e tra l'altro è cofondatore di questa associazione culturale Le Radici e le Ali. Ma di questo parleremo stasera più diffusamente. Poi desidero anche ringraziare particolarmente il professore Aldo Agosti, un esimio storico, e noi abbiamo la fortuna nella nostra biblioteca di avere molte sue opere. Voglio solamente citare la storia documentale, 7-8 volumi sulla Terza Internazionale, e l'altro è edito, se ricordo bene, da Editori Riuniti, e anche l'altro, l'Enciclopedia della Sinistra Europea, ma soprattutto la grande biografia politica di Palmiro Togliatti e ancora tanti altri. Per noi è veramente un onore stasera avervi, diciamo, in collegamento per la presentazione del libro. È veramente un onore, lo dico sinceramente, senza nessuna piaggeria, e avervi stasera per questo nostro incontro, che sarà registrato, per cui anche se i nostri soci, non tutti, o solamente per ovvie ragioni anche di orari e di impegni, non riusciranno a collegarsi stasera, però attraverso la registrazione che sarà inviata alla platea dei nostri soci, che sono molti, moltissimi, vi prego di credere. Il libro perché ci ha molto interessato? Noi a Napoli pure abbiamo avuto storicamente la presenza dei russi. Da questa parte di Gorki è inutile parlare, che si è scritto tanto di Gorki, ma noi abbiamo avuto anche la presenza di Munacharskij, dello stesso Kobilianskij, la cui famiglia è stata raccontata in parte anche da Speciale nel suo libro. Abbiamo avuto anche la presenza di Herzen. Ma in particolare abbiamo avuto la presenza degli anarchici, da Bakunin sino a Kravecinski. E Kravecinski, che poi è più conosciuto con il
pseudonimo Stepniak. Questo Kravčinskij, che è molto legato a Bakunin e che è stato uno degli organizzatori della Banda del Matese addirittura nel 1875, con l'amicizia con Carlo Cafiero, con Malatesta, e abbiamo avuto anche la presenza di Gogol, ma soprattutto la presenza di Gorky è stata raccontata più volte da autori italiani e sovietici e russi. Negli ultimi tempi la Lorenza Foschini scrisse Zoé, la principessa che incantò Bakunin. La Obelinskaya era moglie del governatore di Mosca e finanziò il movimento anarchico. In sostanza sostenne anche finanziariamente Bakunin. E poi ancora la professoressa Marinella Gargiula ha scritto il diario di Antossia. Da parte russa Valentina Lenikova, che è una nostra socia, ha scritto pure sulle donne russe di un certo di alto lignaggio, diciamo, vissute in Italia. Insomma, gli artisti visitatori ne abbiamo di tanti, pure a Napoli in Campania. Basti citare, che so, i pittori, Ivasovsky, gli Ivanov, tutti e due, i Brylov, insomma, Lermiev, Matveev. Però, a differenza del lavoro fatto da Roberto Speciale, è mancato un lavoro d'insieme, cioè qua e là si parla di queste presenze di russi. Pensate che la nostra associazione avviene al Donetsk e là c'è ancora una targa che ricorda il primo ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie, Razumovsky, e i cavalli di bronzo di Piazza Municipio che ricordano quelli che stanno a Leningrado su Lanichki Most, il Palazzo Reale che è pieno di doni degli zar e dei doni reciproci, insomma antichissimi legami tra il Regno delle Due Sicilie e poi anche con lo Stato Unitario. Se ricordo bene, il Piemonte aveva Demetre come ambasciatore a Mosca. Insomma, basta andare al Conservatorio San Pietro a Maiella per trovare tracce di questi antichissimi rapporti tra l'Italia e la Russia. Io ho finito veramente per dire che io mi auguro che, come ha fatto Speciale per la Liguria, qualche storico appassionato faccia altrettanto, cioè metta insieme, diciamo, tutti questi personaggi, artisti, visitatori, intellettuali, politici, che russi che siano venuti storicamente a Napoli e in Campania, un lavoro, diciamo, che manca ancora prima e dopo il 1917 sui rapporti tra la nostra realtà e quella russa in particolare. Io ho finito, cederei subito la parola a chi deve presentare il lavoro di Roberto, dell'onorevole Roberto Speciale. Solamente però voglio ancora una volta ringraziarvi per averci dato questa possibilità e ancora una volta, a nome dell'associazione, noi speriamo molto di vedervi a Napoli. Va bene? Grazie professore, grazie Roberto Speciale, un grandissimo saluto a Camillo Bassi, con il quale abbiamo lavorato per tanti anni, ed è chiaro che l'invito è esteso anche a Camillo, alla moglie e a tutti gli amici che vorranno visitare la nostra associazione. Grazie veramente di cuore a tutti voi, grazie. Grazie, e cercheremo di esserci. Sì. Allora, come procediamo? Credo che la parola debba passare al professore Aldo Agosti, il quale ha scritto la prefazione anche al libro di Roberto Speciale. Poi se Camillo Bassi, che pure ha curato le note di questo libro, riuscirà ad intervenire, non lo so. Vediamo un pochettino come si va avanti. Bene. Allora parto io, se siete d'accordo. Bene. Mi scuserete per il fatto che, avendo io scritto la presentazione,
del libro, alla seconda edizione del libro, la prefazione, questa mia presentazione non possa che ricalcare in gran parte quello che ho scritto, ma mi auguro anch'io che oltre a voi che probabilmente il libro l'avete letto e magari anche la prefazione, poi questo incontro possa essere ascoltato e visto in seguito da altri. E io ho già detto, l'ho detto nella prima presentazione che facemmo di questo libro a Torino, che questo in realtà piccolo libro in termini di mole è un libro affascinante, è un libro che incrocia una storia apparentemente minore e locale con la grande storia tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. È un libro che è di lettura piacevole, ma al tempo stesso anche impegnativo, perché costringe a un continuo andirivieni nel tempo. E ho osservato che la sua struttura, se la si dovesse disegnare, potrebbe essere descritta come una figura di cerchi non perfettamente concentrici che quindi a tratti si intersecano e si sovrappongono. E il primo di questi cerchi è senza dubbio quello della storia della società e al suo interno in particolare degli intellettuali della Russia e poi anche dell'Unione Sovietica, ma per un tratto breve, nell'arco di circa un settantennio. Dagli anni 60 dell'Ottocento, diciamo, agli anni 30 del Novecento. Quindi sostanzialmente parliamo della storia di una società retta da un sistema fortemente autoritario, almeno fino alla rivoluzione, ma in parte per ragioni diverse, poi anche dopo, attraversata da frequenti impulsi di ribellione, in cui però il ruolo degli intellettuali e in particolare dei letterati aveva un grande rilievo e entrava continuamente in attrito con il potere, che cercava certamente di rendere la vita difficile agli intellettuali, ma al tempo stesso li temeva e in qualche misura li rispettava. Quindi esercitava il suo arbitrio con una certa flessibilità. Il che è vero in realtà è paradossalmente ancora più per il sistema zarista che per quello sovietico, diciamo soprattutto dopo il 1922. Ora, come viene a rapportarsi questo cerchio così ampio con quello più ristretto che il libro prende in considerazione, cioè la Riviera Ligure sia di Ponente che di Levante? E Roberto Speciale ce lo spiega molto bene. Ci sono delle ragioni, per così dire, oggettive, che sono il frutto di una catena di circostanze. Gli intellettuali che non erano graditi al potere zarista, che in qualche caso saranno poi gli stessi seguendo itinerari complessi che poi richiamo, quelli respinti dal potere sovietico, questi intellettuali avevano spesso pagato a caro prezzo il loro dissenso con il carcere o con la deportazione nelle regioni più inospitali dell'impero. E molti di loro avevano contratto delle malattie, in particolare la tubercolosi, che si credeva allora, ancora nell'Ottocento, ma ancora all'inizio del Novecento, che potesse essere guarita, addirittura guarita, non solo curata, nei climi miti del Mediterraneo. E quindi un numero impressionante di russi viene a costituire delle piccole colonie sulla costa azzurra in Francia, sulla costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, naturalmente, e poi moltissimi in Liguria, a Sanremo, a Bordighera, a Spedaletti, a Ponente, a Nervi, Sori, Bogliasco, cioè quasi a Genova, e poi a Cavi di Lavagna, Fezzano, vicino a Porto Venere, a Levante. Che ora, naturalmente, si trattava di persone spesso, di solito, diciamo, relativamente benestanti, non di rado esponenti di professioni, fra l'altro della professione medica, e infatti impiantarono anche delle cliniche vere e proprie nei luoghi in cui vivevano, e si trattava di persone colte, con un'educazione letteraria,
che erano portati a ripercorrere gli stessi itinerari di illustri predecessori dell'Ottocento, un po' sulle, del primo Ottocento, un po' sulle, gracce, sulle tracce del Grand Tour degli, degli intellettuali romantici, appunto, il cui esempio più, più classico è quello di Goethe. E la densità della loro presenza in Liguria si spiega con considerazioni diverse, anche qui, spesso anche di fatto. Per esempio, conta molto il fatto che esistesse un collegamento ferroviario tra Nizza e Genova, che nel 1800, già dal, 70, dal 72, 800 ovviamente, che dal 74 si estese fino alla Spezia. Ma contò anche il rapporto culturale che univa la Russia all'Italia, un rapporto, l'ha accennato anche il nostro ospite all'inizio di questo incontro, che univa la Russia all'Italia con appunto anni e anni, secoli di scambi, che è simboleggiato per esempio dall'architettura di San Pietroburgo, che qualcuno ha definito la più bella città italiana fuori d'Italia, no? Probabilmente non ha torto. E qui il libro di Roberto apre un altro dei suoi cerchi suggestivi, riandando ai rapporti di antichissima data che si erano intrecciati tra Genova e la Russia, in particolare fra Genova e la Crimea, con le colonie commerciali della Repubblica Marinara, come la città di Feodosia, l'antica, l'antica Caffa. E quindi tracciando una storia di relazione, sia pure per scorci rapidi, che costituisce un antecedente significativo dei rapporti fra Russia e Italia in generale. E questo è uno dei temi più, più sostanziosi del libro, perché nel libro si dimostra quale posto centrale l'Italia abbia avuto nell'itinerario intellettuale, oltre che naturalmente degli esuli politici, anche di un numero cospicuo di letterati e di artisti che arrivarono in Italia e viaggiarono in Italia fin dall'inizio dell'Ottocento. E Speciale ci racconta con molta puntigliosa precisione, brevemente, le biografie di tanti di questi personaggi, riproducendo per esempio brani di lettere, immagini pittoriche, perché ci sono anche molti pittori che vennero in Liguria, e fra i letterati, dai più famosi, Gogol e Chekhov, che probabilmente sono quelli che più apprezzarono l'Italia, a Tchaikovsky, che invece per esempio confessava di rimpiangere, che nel clima ligure rimpiangeva gli inverni russi. Il fascino che esercitava la Riviera Ligure, fra l'altro, è da notare, è curiosamente trasversale, perché i suoi borghi, le sue cittadine attargono non solo gli esuli politici, ma persino membri della famiglia dei loro persecutori, come la zarina Maria Alexandrovna, che soggiorna a Sanremo addirittura per alcuni mesi tra il 74 e il 75. E quindi l'Italia è, con essa naturalmente la Liguria, era un punto di approdo naturale per le persone colte, con quell'educazione letteraria che tra i russi non mancava assolutamente, nemmeno presso gli scienziati, e che li induceva a ripercorrere appunto le tappe del Grand Tour. Ma quel fascino era anche accresciuto per, in particolare per gli esuli, per gli spiriti più liberi, più ribelli, dall'alone quasi mitico che circondava in Russia due figure di liguri illustri come Mazzini e Garibaldi, eroi di un'epopea di lotta contro i tiranni. E non per nulla Herzen amava particolarmente Genova e trovava, come scrive in una lettera citata da Speciale, nei liguri qualcosa di libero repubblicano, che trovo un'espressione molto bella. Così si annodano i fili della trama che porta alla costituzione di tante piccole Russie in Riviera, con la fondazione appunto, oltre che di cliniche, di istituzioni come biblioteche, riviste, centri di ritrovo, che diremmo oggi fanno rete, no? Fino a rendere possibile nel 1913 addirittura un congresso dei circoli russi in Italia.
Qui compare un altro cerchio del libro che figura quasi sullo sfondo, ma del quale l'autore è il primo ad avvertire la rilevanza e infatti la sottolinea. E questo centro è questo cerchio è il centro di questo cerchio, per meglio dire, è l'Italia di fresca unificazione tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento, di cui la Liguria è parte evidentemente non certo minore. È l'Italia liberale e giolittiana, che ancora oggi viene chiamata spesso l'Italietta, con un termine spregiativo che in realtà era di origine fascista, ma che con tutti i suoi ritardi e le sue storture era, specialmente nei primi anni del XX secolo, un paese che conosceva un intenso sviluppo industriale e di infrastrutture, che aveva decine di giornali letti da centinaia di migliaia di lettori, che faticosamente maturava una cultura dei diritti e vedeva allargarsi i margini della cittadinanza sociale, diciamo così. Aveva anche una cultura scientifica e particolarmente medica, che in alcuni campi rivaleggiava con le eccellenze europee. L'Italia del primo ventennio del Novecento era anche, e questo emerge molto bene, un paese fondamentalmente disposto all'accoglienza, forse scusate, più di quanto non sia oggi. Per i russi in esilio doveva sembrare, se non proprio un Eldorado, un porto relativamente sicuro, perché sì, venivano schedati, tenuti sotto controllo in occasione delle visite dello zar o delle autorità imperiali, ma le loro libertà di associazione e di movimento non erano in generale seriamente ristrette. E viene raccontato un episodio nel libro, quando nel marzo del 1903, proprio a Napoli, fu arrestato Mikhail Rafailovich Goz, segnalato come persona pericolosa su richiesta del governo zarista, che era accusato di aver preso parte all'assassinio di un ex ministro dell'interno russo, quindi non un'accusa di poco conto. Proprio a Napoli, fu arrestato. Ecco, e veniva sospettato di programmare, di pianificare un nuovo attentato. Beh, sì, viene arrestato e il suo imprigionamento però suscita uno sdegno tale dei socialisti in Parlamento e un'intensa campagna di stampa così forte a suo favore, che in poche settimane il governo è costretto a negare la sua estradizione in Russia e poco dopo a disporre la sua liberazione. Ultimo, o quasi ultimo, cerchio, e i percorsi politici che emergono dalla ricerca di Speciale rivestono un interesse notevole. I russi in Liguria sono per lo più socialisti rivoluzionari. Pochissimi sono menscevichi. Credo che l'unico, il più celebre sicuramente, è Plekhanov. Nessuno, mi pare, è bolscevico. O era allora bolscevico. Forse no, in realtà Kobilianski forse già lo era. Kobilianski Salmonov. Ecco, Salmonov, hai ragione. Però pochi, sicuramente, la grande maggioranza sicuramente erano socialisti rivoluzionari. E volendo azzardare una spiegazione che è solo un'ipotesi, però credo non sia campata in aria, si può pensare che dei tre ceppi di oppositori dello zarismo, quello dei socialisti rivoluzionari era in generale quello di estrazione sociale più elevata, e quindi con redditi e con reti di appoggi che potevano permettere loro una sistemazione relativamente agiata, non che vivessero nel lusso, però relativamente più agiata, di affittare stanze, eccetera, eccetera, che non fossero particolarmente insalubri e via dicendo. I bolscevichi, soprattutto i menscevichi, reclutavano anche in ambienti sociali più popolari, soprattutto i menscevichi tra la classe operaia, e i loro emigrati si stabilivano nei quartieri più poveri delle grandi città europee, no? Parigi, Londra, Ginevra, ma in ogni caso
non ne furono in numero minore nelle riviere. In ogni caso, la prevalente appartenenza dei russi presenti in Riviera al Partito Socialista Rivoluzionario è importante per molti aspetti. Intanto uno dei loro esponenti più noti, Viktor Chernov, risiede ad Alassio e con lui risiede Vladimir Sukhomlin, che è suo nipote e che ha sposato le sue idee. E Sukhomlin è il primo a commentare per la stampa socialista il precipitare degli eventi in Russia dopo il febbraio del 17, al punto che l'Avanti, salutandolo al momento del suo ritorno in Russia in giugno, lo definirà bussola sicura e indefettibile nell'interpretazione degli avvenimenti russi nei primi 100 giorni della rivoluzione. E in effetti un'impronta del suo atteggiamento, che è ugualmente aperto in quel momento a tutte le correnti del socialismo russo e che ha all'inizio un eco anche in Gramsci, è ben presente nell'Avanti. Questa collocazione prevalente nel Partito Socialista Rivoluzionario degli emigrati in Liguria incide comunque da una parte sul loro destino, dall'altra inizialmente sul modo in cui è vista e commentata la rivoluzione russa. E questo appunto è quello che ho appena detto, che ha fatto notare in particolare il libro che io credo ancora oggi sia un libro di riferimento almeno per alcuni anni, quello di Antonello Venturi, Rivoluzionari russi in Italia 1917-1921. Con il rovesciamento dello zar, molti emigrati ritornano in Russia carichi di speranza, spesso assumono un impegno politico diretto, come Chernov, che nel governo che diventa addirittura ministro del governo Kerensky. I socialisti rivoluzionari diventano nel giro di breve tempo, salvo una piccola parte, i più strenui oppositori del governo bolscevico e arrivano addirittura a ritornare all'uso di mezzi terroristici fino all'attentato a Lenin di Fanny Kaplan nel 1918 per rovesciare il governo. Si alleano o perlomeno si confondono con l'opposizione dei bianchi. E quindi è significativo che molti siano costretti a ripercorrere lo stesso itinerario e tornino in Italia. La vittoria fascista in Italia, in fondo, che sopravviene nel 22, non cambia troppo le cose. I russi in Liguria restano tollerati purché stiano al loro posto, anche perché sono oppositori del odiato bolscevismo a quel punto. E del resto il capitolo dei rapporti di questa immigrazione con le autorità italiane di polizia è un capitolo è un capitolo interessante del libro, un altro cerchio, uno piccolo, ma interessante se volete, anche prima degli anni venti del Novecento, come quello dell'infiltrazione di spie e di agenti provocatori, che era una specialità dell'Ochrana zarista. La polizia italiana sorvegliava, ma senza darsi troppa pena. Insomma, qui io chiudo perché voglio che se parli speciale, sarebbe bello che potesse parlare qualcun altro. Terminata la lettura del libro, si è come contagiati dalla curiosità dell'autore e ci si interroga su tante cose, ci si interroga sul destino soprattutto di una generazione di attivisti politici, spesso di rivoluzionari professionali, buona parte della quale è stata, come dice Speciale, inghiottita dalla storia. E come dice lui, come commenta, ed è difficile non essere d'accordo, una vera tragedia, uno spreco di energie, un atto di accusa per ogni potere. E qui mi fermo e spero che tutti quelli che ascoltano o ascolteranno abbiano modo di leggere il libro. Veramente grazie, professore, molte grazie. E desidererei che partecipasse anche qualcun altro, non so se i nostri ascoltatori, so che ci sta pure Camillo Bassi, no? Che si è collegato, vorrei
vorrei invitare Camillo, se è possibile, a prendere la parola. Però non so tecnicamente come si possa fare. Con l'audio solo. Credo che lui senta, ma non riesca a parlare. Va bene, lo faremo parlare a Napoli allora. Certo, questo mi sembra la soluzione migliore. Bene. Forse è collegato il professor Sinigaglia, perché vede Roberto. Finalmente, ho perso il link, scusate. Mi sono fatto rimandare l'indirizzo, per cui ho perso l'introduzione e non so che cosa collegarmi. Io, visto che il libro l'ho letto e riletto, e ho visto anche la seconda edizione che comporta delle notevoli migliorie, io adesso non so che cosa agganciarmi. Avevo già notato come un mondo fantastico, e probabilmente queste cose sono già state dette, quindi mi scuso se mi ripeto, questo mondo fantastico di questa presenza dei russi in Liguria sia stata, ecco, mi è sparito il video, non so, sono un po' ingranato io sul piano informatico. Ma ti sentiamo. Sentiamo, Roberto, dai. Allora, dicevo, è una stagione di personaggi incredibilmente interessanti che pullulano nell'ambiente ligure. Non so che cosa. Chi è che ha parlato finora? Scusate. Ho parlato io. Aldo Agosti e Luigi Marino. Luigi Marino ha presentato, Aldo Agosti ha introdotto. Sì, no, appunto, per cui personaggi diversi. Ecco, quello che voglio dire è, sulla scia delle cose che ho studiato anch'io, tutti questi personaggi del mondo populista e anarco-populista sono personaggi che poi si porranno in molti in antagonismo con la rivoluzione bolscevica. Ecco, io infatti sto un po' rivedendo un po' le valutazioni sulla rivoluzione russa, in cui tutti gli oppositori venivano, come dire, bollati come reazionari, e i reazionari ovviamente esistevano, per esempio, mi viene in mente, vabbè, ci sono alcuni personaggi, adesso non lo ricordo tutti, che organizzarono delle repubblichette anarchiche in funzione anti-bolscevica, poi furono bollati evidentemente come controrivoluzionari. È un po' quello che è successo a Kronstadt. Comunque, scusate, vorrei prendere in mano il libro di Roberto per poter fare una cosa un po' più decente. Mi sono appena arrivato, do la parola a qualcun altro e la riprendo tra poco. Scusate. Bene, Roberto. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Oh, intendiamoci, non è che dobbiamo fare per forza le ore picco. No. E allora, se nessuno chiede, posso chiedere una cosa? C'è qualcuno che sta chiedendo. Sì, c'è un intervento. Pizzolo. No, niente, è una domanda, anzi due domande. La prima è che ho visto che Roberto ha conservato la copertina della prima edizione, ma si riferisce a una presenza di Nicola II in Liguria, oppure perché l'hai scelta? E non ho visto che sul libro, almeno nella prima edizione, non è riportata la fonte. La seconda cosa è che non ci sono state delle rivoluzionarie russe o delle intellettuali russe di rilievo, che pure in Italia ci sono state, in altre parti dell'Italia, anche autorevoli. Ecco. Ecco. Ma in Liguria una presenza femminile russa non c'è stata? Sì, c'è stata. Posso rispondere su questo? Sì. Ma intanto la copertina mi piaceva quella e l'ho mantenuta.
Naturalmente nessuno zar è venuto a Genova, cioè c'è stata una presenza di Nicola, certo, è stata una grande parata militare, i Savoia e gli zar, sul largo, sulla spianata del Bisagno si chiamava allora, quindi molto coreografica viene raccontata, molto bella, molto coreografica, ma la copertina non si riferisce a quell'episodio, però volevo una copertina, come dire, che fosse evocativa degli zar per dare un senso naturalmente al titolo, anche attraverso l'immagine. Poi mi piaceva, poi dentro ce n'è un'altra in cui lui è prigioniero. Dietro ci sono tre soldati che lo tengono, è già del 17, quindi è stato arrestato insieme a tutta la famiglia degli zar, tutta la corte imperiale, e dietro ci sono tre soldati, anche quella è una bella fotografia. E quindi ho scelto le fotografie che mi piacevano di più. La seconda questione, donne russe, no, ci sono. Io ne metto anche alcune importanti nelle biografie. Sappiamo tutti, la Balabanova, l'Anna Kulishov, la Rosa Luxemburg, che non è proprio russa, ma insomma lega anche il suo destino alla Russia. Sicuramente, e poi ci sono alcune attentatrici che ricordava Aldo Agosti a Lenin e anche al treno di Trotsky, perché l'altro attentato che si immaginava, ma che non è riuscito, era contro Trotsky e contro il suo treno, e anche in questo caso era una vecchia un'anarchica, una donna anarchica che era passata il tentativo fallì, però anche in questo caso, e nel libro ogni tanto si citano delle persone che accompagnano, per esempio uno dei medici che insieme a Salmonov fa lo studio medico a Nervi e poi la clinica tra Nervi e Bogliasco, Mandelberg, è accompagnato con una signora e anche Savinkov a Sanremo, che era una rivoluzionaria e che soffriva di tubercolosi, ma che era stata accusata di avere gettato una bomba contro un funzionario della corte imperiale. Quindi ci sono personaggi di vario tipo, quelle citate prima sono soprattutto donne di grande importanza intellettuale, politica, come Kulishov, la Balabanova, la Rosa Luxemburg. Queste sono persone minori, ma non secondarie, che hanno avuto un ruolo rivoluzionario in Russia e che vengono ricordate in quanto si accompagnano anche nella loro presenza italiana. Mi fermo rispetto a questa domanda. Se volete, continuo su altre questioni, se no aspettiamo altre domande. Prego. Ci sono degli altri interventi, delle domande? Avete parlato di Anfiteatrof, visto che Roberto, avete già parlato di Anfiteatrof? No. No, non ne abbiamo ancora parlato. Io intendevo farlo, ma se vuoi farlo tu mi fai piacere. No, visto che Anfiteatro figlio, ogni volta tu mi correggi, dico no, perché sennò sarei ultracentenario. Anfiteatro figlio, che è morto nel 90, io lo conobbi nell'84 andandolo a trovare a Levanto, dove aveva casa. E tra l'altro la cosa buffa è che, te l'avevo già raccontato, è che volevo avere alcune informazioni sulla presenza dei suoi rapporti con personaggi del socialismo italiano e con personaggi della rivoluzione russa. E naturalmente prima di entrare in casa sua, lui mi fece giurare
che non ero iscritto al Partito Comunista. Io non giurai il falso perché io non sono mai stato iscritto al Partito Comunista, anche se, come dire, giravo su posizioni decisamente a sinistra. E allora, insomma, è stato anche un racconto interessante. Lui ha conosciuto tutto, per esempio, c'era una fotografia che lui mi mostrò, una fotografia del 1917, mi sembra. Lui è nato nel 1907, anfiteatro, figlio. E in questa fotografia c'erano dei personaggi interessantissimi. Per esempio c'era Lopatin, che era era il più marxista dei populisti, personaggio che evase dalla Siberia, che è poi morto nel 1918. C'era Chernov in questa fotografia, Chernov, quello che diventerà poi nel governo provvisorio, diventerà ministro dell'agricoltura, se non sbaglio, no? Sì, dell'agricoltura, sì. E quindi tutta una serie di personaggi estremamente interessanti, e quello che appunto, che poi parlando con lui, su quello mi trovavo già d'accordo su certe posizioni, che ero già critico su certe valutazioni della rivoluzione russa, come praticamente anche le famose officine Putilov, che generalmente vengono citate come il cuore della rivoluzione russa. C'è una famosa fotografia e anche una fotografia, scusate che chiudo, una famosa fotografia di un disegno di Lenin che parla col berretto in mano arringando le folle, non so se la ricordate, è stato certo. Parlato, no? Certo. Ecco, una cosa che mi diceva l'anfiteatro, vedi, si parlava tanto di questa officina Putilov o Putilov, ma dopo due anni nelle officine Putilov c'erano già delle rivolte antibolsceviche. Quindi evidentemente c'è un modo di... sono discussioni che abbiamo fatto anche in occasione della fondazione, del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, no? Come in effetti così ci sia... c'è stato un atteggiamento di celebrazione formidabile nei confronti di questo avvenimento. Chiaramente c'era una generazione che da cent'anni aspettava la rivoluzione, e quindi si nascondono sotto il tappeto tutta una serie di aspetti negativi, mentre sarà proprio Rosa Luxemburg forse a fare una critica precisa di questo. Ma qui adesso sto uscendo dal binario e quindi mi fermo. No, scusate, è interessante quello che dice Roberto Sinigaglia. Anfiteatro, io penso che sia stato un personaggio importante, giornalista e scrittore. Tra l'altro, la cosa che mi ha colpito è che lui, nel periodo italiano, ha scritto 80 libri. Libri, saggi, pubblicazioni, insomma. Quindi, ed era un po' il punto di riferimento della comunità russa a Cavi di Lavagna e poi a Porto Venere, a Levanto. Ed ha una vita interessante, perché lui era il figlio del rettore della cattedrale del Cremlino e sposò una signora che era a sua volta figlia di un sacerdote, di un prete ortodosso, e lui studiò canto da giovane, Anfiteatrov, e venne in Italia a esibirsi in canto. Era un baritono, mi pare di ricordare. Poi Anfiteatrov ha tre figli, tutte e tre musicisti di grande spessore in Italia. Quello che ricorda Roberto, forse Roberto Sinigaglia, forse il più famoso, il più importante, che rimane a Levanto, muore a Levanto, comunque una dinastia, i figli, tutti musicisti, come d'altra parte era la madre. Quindi questa storia viene raccontata, seppure per brevi cenni. Lopatin è un altro personaggio incredibile. Quando arriva in Italia è già anziano,
ma lui voleva partecipare alle imprese garibaldine. E se non ricordo male, Aldo Agosti forse lo sa meglio di me, è stato anche uno dei traduttori del Capitale di Marx. Plekhanov è stato il più importante marxista, secondo me il primo marxista di Russia già nella fine dell'Ottocento, ma anche Lopatin ebbe un ruolo importante da questo punto di vista ed era temuto moltissimo. Tutta la polizia gli stava addosso, anche l'Ocrana, perché lo consideravano un rivoluzionario pericolosissimo. Allora era già anziano, quindi era un allarme ingiustificato. Il libro si regge anche un po' sul racconto di questi episodi, ovviamente, di aneddoti interessanti. Uno che a me piace ricordare molto è che voi sapete che nel 17, dopo la destituzione dello zar, la Duma, i soviet, i primi soviet, decisero di fare un'iniziativa in tutta Europa per far conoscere la rivoluzione di febbraio. Andarono in Gran Bretagna, in Francia, però lì incontrarono soprattutto le istituzioni e i partiti. Poi vennero in Italia e andarono in 10 città dove si fecero manifestazioni di massa pubbliche o in piazze o in cinema o in teatri, e tra l'altro a Torino anche, poco prima dei famosi incidenti, chiamiamoli così, di Torino dell'agosto, nelle quali mancava il pane e i generi alimentari, che crearono una situazione pazzesca, di conflitto pazzesca, ed erano accolti sempre in Italia, loro erano tutti o socialisti rivoluzionari o menscevichi, ed erano accolti al grido di Viva Lenin, che per loro naturalmente non era il massimo di quello che si proponevano di fare, perché seppure alcuni avevano ancora un rapporto di qualche tipo con i bolscevichi e con Lenin, naturalmente erano contrari al bolscevismo. Quindi allora tutto questo creava delle situazioni paradossali, così come racconto la questione di Azev, che è una questione di una delicatezza e io trovo anche di un'attualità incredibile, perché questo Azev era nella struttura di combattimento dei socialisti rivoluzionari, cioè la struttura terroristica, diciamo, ne diventa il capo a un certo punto, facendosi largo anche con una certa spregiudicatezza di rivali possibili all'interno del Partito Socialista Rivoluzionario, e contemporaneamente è un agente dell'Ocrana. Quindi si potrebbe dire, esagerando, organizza gli attentati e li reprime nello stesso tempo, o segnala la possibilità di reprimerli. Quindi c'è una storia, ci sono storie dietro di grande curiosità anche. Oppure racconto questa vicenda di Erzia, che è uno scultore importante russo, che viene in Italia, a Milano, in Liguria, che si collega ad Anfiteatrov, e gira tutta l'Italia, poi gira in Argentina, da tante altre parti, in Francia, eccetera, che è uno scultore interessante, molto interessante, ma anche una personalità molto interessante. Cerco di descriverla, di molto ingenuo, molto solitario, molto dedito al suo lavoro, che non si rende sempre conto bene di che cosa, di dove è e che cosa gli sta succedendo, insomma, ecco, adesso per dirla in termini brevi. Quindi è una storia affascinante, per questo io me ne sono occupato. Avevo, come dire, qualche spezzone che avevo visto in giro, che avevo letto, però
non è che me ne ero occupato in modo particolare, però ho colto in questa una storia interessante, ed è una storia interessante. E io anche credo che sarebbe utile che altri proseguano su questa strada, su ricerche, su iniziative di vario tipo. In ogni caso, a mio parere, è il primo esempio in Europa di un'emigrazione intellettuale, artistica e politica di massa, perché si tratta di questo. Sono molte migliaia di russi che vanno a Milano, a Roma, nelle Riviere, nel Golfo di Napoli, a Capri, a Firenze, in varie località, che all'inizio hanno solo interessi, diciamo, artistici, culturali, o sono viaggiatori agiati, ma poi sono artisti del dissenso o sono esuli veri e propri politici. Quindi è una storia interessante che vale la pena di far conoscere agli italiani, e io dico ogni tanto ai russi contemporanei, che magari vengono da qualche anno a questa parte in Italia come turisti, ma che non sanno che un secolo fa era successo tutta questa roba qua. Mi sembra interessante ricordare. Io l'ho anche detto alla console di Genova di Russia, l'ho scritto anche all'ambasciata e anche all'ambasciata italiana a Mosca, dicendo: lasciate perdere il mio libro, se il mio non mi interessa questo. Però badate che è una storia affascinante ed è una storia da far conoscere ancora oggi, agli attuali italiani e agli attuali russi. Questo è, mi sembra, la cosa più importante. Poi un mio stimolo è stato anche che, come la mia generazione, come tanti altri, ci siamo formati sulla letteratura russa, diciamo la verità, insomma, no? Chi ha letto gran parte, solo, ma gran parte della letteratura russa. Tolstoj, Dostoevskij, Gogol, Chekhov. Per me Chekhov è stato grande, insomma, no? E così sulla musica russa, naturalmente lo stesso Tchaikovsky, che rimpiangeva la neve, il freddo russo, e diceva: ma qua siamo a dicembre, io dormo con le finestre aperte, non è possibile, voglio il freddo della Russia. È comprensibile, ma non ce l'abbiamo. Quindi, insomma, come dire, c'è una spinta, secondo me, ad approfondire, ad allargare questa iniziativa da parte di altri, di far capire cos'è stato e cos'era politicamente, come ha ricordato Agosti, l'Italia allora, politicamente e socialmente, e cos'era la Russia nell'Ottocento e nel primo Novecento. Cercare di ricostruire questo ambiente. A me ha colpito una cosa, Aldo, che in ogni comune, anche il più piccolo, c'erano le poste. Ma sul serio, ma anche nei più piccoli, e funzionavano non solo le ferrovie, ma le poste. Il principe anarchico che stava a Bordighera, che si vuole trasferire a Brighton, spedisce per posta 320 chili di libri. 320 chili di libri. Le poste funzionavano e tutti questi russi ricevevano in continuazione dalla Russia riviste, documenti, libri, e mandavano articoli, riviste, libri attraverso le poste. C'erano molte riviste culturali, c'erano delle sale di esposizione d'arte, i teatri, conferenze, cioè c'era una vita culturale, adesso non dico dappertutto, ma comunque interessante, significativa.
i giornali erano molti in Italia a quell'epoca, e se teniamo presente che il 30% ufficialmente, ma il 50% degli italiani erano analfabeti, pensare che ci fossero decine di giornali e che l'Avanti tirasse ogni giorno 300.000 copie in un paese di 40 milioni di abitanti, beh, è impressionante, dà l'idea di una ebollizione, non solo di un'evoluzione, ma di un'ebollizione del paese, così come in Russia, naturalmente, anche lì racconto alcuni episodi della Russia dell'Ottocento e del primo Novecento, prima della caduta degli zar e dopo, che secondo me sono curiosi, interessanti, che mi è piaciuto raccontare. Ecco, questo voglio dire. Deve esserci anche il piacere di raccontare, perché altrimenti... Si sente, si legge. Si può intervenire? Evidentemente... Scusa. Prego. No, io purtroppo sono Corrado Lampe. Io purtroppo sono entrato nel cosa un po' tardi, ma prima di fare una domanda volevo dire che il servizio di spedizione di libri con le ferrovie è un servizio che è stato in funzione fino agli anni 90 in Italia ed era una cosa splendida. Io dovetti spedire due cartoni pieni di libri dalla stazione di Campoleone, sulla linea Roma Velletri, a Rimini. Li portai il pomeriggio alla stazione, 15.000 lire mi costò, e il pomeriggio appresso il libraio li andò a prendere alla stazione di Rimini. Un servizio fantastico, con la privatizzazione è stata la prima cosa che hanno tolto. Vabbè, ma questo all'inizio del Novecento è impressionante. Le bollette per fare la spedizione erano secondo me ancora quelle degli inizi del Novecento, funzionava perfettamente. Si andava dal capostazione, gli si dava il cartone, cioè il collo, si chiamava collo ferroviario. E lui lo prendeva e costava tipo 7.500 lire a collo, manco, e glielo davi là e scrivevi la stazione di arrivo, doveva partire l'altro, e quello sapeva, il giorno dopo andava alla stazione e lo ritirava. Era una cosa proprio, altro che Schenker, proprio perfetta. Il problema è che, ripeto, funzionava troppo bene e non ci si poteva fare grossi profitti, allora l'hanno fatta fuori. No, a me interessava una cosa, io purtroppo non ho potuto, mi sono perso la parte iniziale, ma una curiosità, per caso il libro si parla anche di un certo Alexander Herz? Herz, certo. Allora sì. Mi prenoto una copia. Perché io l'ho scoperto tramite, occupandomi di Malvida von Meisenbuch, che era una rivoluzionaria tedesca ottocentesca, e lei era, credo, stata per un po' di tempo la tutrice dei figli di Herzen, o c'era un contatto così. Allora mi interessa sicuramente molto. E adesso viene anche la domanda: quanto in profondità hanno influito gli anarchici russi sul movimento anarchico italiano? Solo a livello di dirigenti o anche più in profondità? In profondità. Non lo so, per questa domanda forse Luigi Marino e Agosti ne sanno più di me. Per il resto so che il libro è... Lei è di Napoli? Beh, io sono romano veramente, ma sto a Napoli. In questo momento a Padova. Ecco, perché è alla libreria Feltrinelli, giusto Luigi Marino? Sì, ma poi lo dirò. Dirò che il libro, dove lo dirò alla fine della trasmissione, dirò a tutti i soci come fare per avere il libro. Bene. Lascio a voi rispondere. Sì. Su Bakunin e l'influenza degli anarchici russi. Pronto? Sì. Pronto. Posso parlare? Sì, come no. A proposito di per questi personaggi eccezionali,
Pensavo a Lopatin, il quale Lopatin, così lo descrive Franco Venturi nei suoi libri sul populismo russo, si trovava per strada a San Pietroburgo. A un certo punto viene a sapere che Garibaldi sta marciando per liberare Roma, per prendere Roma. Siamo nel 1867. Lui si precipita in Italia senza neanche passare per casa, quindi nel senso del vagabondaggio assoluto, e arriva in Italia proprio il giorno in cui Garibaldi viene sconfitto a Mentana. Ma questa disponibilità del movimento, a parte che questo Lopatin è anche quello che è il protagonista di una fuga da un carcere che è eccezionale. E sempre citava Asef prima, Roberto, altro personaggio eccezionale che non faceva il doppio gioco, faceva il triplo gioco. Cioè, secondo me sono personaggi che si autonomizzano dai rispettivi ruoli. La sua abilità era quella che naturalmente passava informazioni alla polizia, ma quando organizzava, naturalmente si nutrivano dei sospetti nei suoi confronti, cioè il fatto che qualcuno cominciò a parlare e a sospettare di lui come un agente di polizia. Allora organizza questo attentato e fanno fuori il ministro degli interni, e naturalmente per nascondere questo suo gioco lui trova un alibi formidabile, se ne va all'estero, dice, ma io quando gli chiedono ragione, dice, ma tu ti abbiamo mandato a spiare e addirittura un attentato contro il ministro di polizia, non ci dici niente, dice, ma io ero all'estero, sarà stato qualche gruppetto che si sarà mosso in autonomia. Quindi vuol dire è un pullulare di personaggi che sono veramente, cioè Roberto giustamente dice che qui sono personaggi che sono personaggi da film, veramente, con avventure su tutta la linea. E poi di Herzen, Herzen è stato anche a Genova. Herzen abitava ad Albaro. Ci sono alcune lettere che si possono trovare al Museo del Risorgimento in cui lui scrive Albaro fino a 1972-73. Albaro era un comune indipendente, e quindi ci sono queste lettere che lui invia dal Bari. Volevo raccontare, se mi permette, un'ultima cosa velocemente a proposito di Amfiteatrof, di quella fotografia che citavo prima. In questa fotografia Amfiteatrof aveva 8-9 anni, non so quanti, e accanto a lui c'era una bambina. E lui mi disse, questa bambina che io chiamavo la mia fidanzatina è quella che 3 anni fa è venuta a casa mia dicendo, ti ricordi di me, eccetera, eccetera, mi dai ospitalità. Amfiteatro gli dà l'ospitalità e gli frega tutto l'archivio. E che poi va in una località tra Firenze e Arezzo, da un personaggio di cui adesso mi sfugge il nome, che era il figlio della segretaria di Gorky, e gli fa la stessa operazione, ruba materiale anche lì, fa un doppio furto. Io avevo così in qualche modo mancato che l'Unione Sovietica era arrivata agli spiccioli, e quindi evidentemente le KGB voleva recuperare il materiale che aveva disperso. Questa qua è una mia ipotesi che non so quanto valga, però mi ha affascinato questa idea di un sistema poliziesco che preveda la morte di un sistema e voglia, recuperare i propri stracci. Sono episodi abbastanza divertenti, non ho altro da dire. Sì, se ne possono raccontare altri, ma naturalmente non vorrei che adesso pensassimo che tutte queste personalità fossero solo dei tipi, ecco. C'erano tra di loro personalità. Sì, chiaro. Ovviamente. No, lo dico per me, perché anche a me viene in mente di nuovo Lebedinchev, mi pare che si chiami, che assume l'identità di Mario Calvino, lo sapete, questa è una cosa clamorosa, per cercare di rientrare in Russia, lo scoprono, perché prende il passaporto di Mario Calvino per espatriare in Russia, si fa dare anche da Morgari, che è un esponente socialista, un tesserino giornalistico, però gli fanno una provocazione, lo sanno,
l'Ocrana lo segue, entra in Russia e lo giustiziano. Lo arrestano e poi subito dopo lo giustiziano. Però scoppia un caso internazionale pazzesco, perché accusano Mario Calvino, che è il padre di Italo, dello scrittore Italo Calvino, che insegnava a Imperia, Sanremo, e lo accusano di essere stato complice, mentre lui era stato raggirato. Quindi ce ne sono tanti episodi, però c'è davvero una realtà di un grandissimo interesse culturale, politico, cioè di spessore anche, di persone di spessore molto importante. Bene. Ci sono altri che intervengono? Sì, posso fare una domanda? Chi è? Ivan, sì. Vado? Sì. Allora, volevo chiedere anche al professor Agosti, ma soprattutto al dottor Roberto Speciale, se sono utili appunto i resoconti delle questure in queste ricerche, affidabili allo stesso tempo, no? Perché comunque c'era un atteggiamento insomma ben definito rispetto. E in questo senso, sempre sulla base dei resoconti delle questure, se si sa chi è stato tra i rivoluzionari russi, insomma quello più controllato, quello più sotto controllo. Allo stesso tempo, io ho un ricordo meraviglioso chiaramente di Casimiro Kabilianski, siccome nel libro si parla di Kabilianski padre, ho un ricordo di quando eravamo piccoli e lui dormiva qua. E poi anche nel 90 lui era molto critico rispetto alle riforme garbaccioviane e rispetto alla cricca jelsiniana. Vabbè, se c'è qualche episodio da raccontare in merito alla famiglia Kobylianski, e in ultimo la scuola di partito di Capri, le altre, qual è stata la scuola di partito la più importante in Italia che ha avuto un ruolo? Grazie. Ma forse Aldo Agosti no. Rispondere lui. Non credo, Roberto, sei tu che puoi rispondere su questo. Io mi ero detto, dico solo questo, che mi sono già detto che se si facesse una terza o una quarta edizione di questo libro, come auspichiamo, si potrebbe scavare negli archivi di polizia. Perché anche per vedere più da vicino effettivamente quella che abbiamo descritto come un regime di abbastanza benevole tolleranza, però trovarne dei riscontri anche nei rapporti, che so, prefettizio di polizia. Sono carte che si potrebbero trovare queste qui, ecco. Per il resto invece io ti lascerei rispondere soprattutto sulla questione delle scuole, perché tu ne parli. Sì. Oh, questa cosa dei rapporti di polizia è interessante. Io alcuni li ho trovati, ma in alcune pubblicazioni, non direttamente, non essendo uno storico di professione, cioè riporto da letture che ho fatto, quindi non sono andato alle fonti, ma ai libri che citano le fonti o ai documenti, i saggi che citano le fonti. Ci sono rapporti di polizia, non sono sempre affidabili. La polizia italiana intanto li chiamava tutti terroristi. Prima cosa era terroristi, poi c'erano inesattezze, però devo dire seguivano attentamente, ecco, magari sbagliando, ma seguivano attentamente. Poi ci sarebbe da esaminare giornali dell'epoca, quando se sono rimasti. E anche io ho trovato una rivista stupenda, incredibile, che si chiama Pronervi, che esiste ancora, che sono andata a consultare, una rivista che si faceva a Nervi, vicino a Genova, che era quindicinale e dava conto di tutti gli ospiti stranieri di qualsiasi tipo in tutti gli alberghi e le pensioni, e dava conto anche delle iniziative culturali che si svolgevano. È di un interesse incredibile. Tra l'altro ho trovato, non c'entrano con i russi, ma ho trovato anche che la moglie del nipote del Rajah bianco di Sarawak, il famoso James Brooke,
di cui si parla in Salgari o Stalgari, che dir si voglia, era lì. Era lì, e lì c'era anche Giacomo Doria, che era andato a Sarawak, non lo so, a fare una ispezione, una ricerca allora geografica e culturalistica importante. Quindi ci sono delle cose che a scavare sono di un interesse incredibile. Alcune le cito, ma solo alcune, perché bisognerebbe fare chissà che cosa. Sulle scuole di partito, quello che io ho saputo, ce ne sono state due, una a Capri, certo, e poi una a Bologna, che sicuramente è stata la più importante, perché hanno fatto venire apposta più di 20 operai russi, giovani, espatriati clandestinamente, per fare questa scuola di partito, alla quale Lenin era violentemente contrario, perché non era sotto gli auspici dell'emigrazione estera e del partito bolscevico, insomma, e che però si è fatta, e alla quale hanno partecipato, alcuni si sono poi rifiutati dopo che Lenin era contrario, perché anche nel periodo dell'immigrazione Lenin aveva un certo, come dire, timore perlomeno, in qualche caso rispetto, in altri timori. Però è venuto Trotsky a fare lezioni a Bologna, la Krupskaya, cioè una scuola che è durata mesi, non era, come dire, due lezioni. Quindi ci sono aspetti molto interessanti, dico, per Ivan, che chiedeva esplicitamente, e però anche lì si potrebbe approfondire un po'. Teniamo presente che non sempre si trovano i documenti, le carte necessarie. Anche quella però, la scuola di partito di Bologna, purtroppo ebbe un esito in parte negativo, intanto per le polemiche politiche che c'erano nell'emigrazione russa, e poi perché al loro ritorno una parte di questi furono arrestati, di questi partecipanti alla scuola di partito di Bologna. E perché furono arrestati? Perché tra questi 20 c'era un infiltrato della polizia che li denunciò. Ecco, questo per dire com'era, come momenti difficili, realtà difficili, contraddittorie, piena di inganni, di trappole, eccetera, e però poi c'erano personalità stupende. Sono venuti in Italia anche Tretiakov, Mamontov, i più grandi, diciamo, collezionisti, che poi hanno dato il nome a musei importanti, Cetaev, che secondo me era un personaggio incredibile, italianista fino in fondo, che aveva tre figlie di due matrimoni diversi, e una di queste, Marina Cetaev, è diventata una famosa poetessa in Russia. E l'altra figlia, Asia, Anastasia, ha scritto un libretto carinissimo che, se si trova, io vi consiglio, Nervi, amato paese, in cui parla anche di Kobilansky, o Kabilansky, che era una, evidentemente una personalità fascinosa. Immagino, da come ne parla Asia Cetaev, che era già malato di tubercolosi. Lui rientra nel 18 in Russia, ma muore nel 19 di tubercolosi. Ecco, naturalmente io faccio questi cenni che non sviluppo tutto il percorso, però sono stimoli, io credo, interessanti già di per sé, ma anche per approfondire. Questo non so se ho risposto a tutte le domande di Ivan.
Pensa che a Nervi c'erano ben 800 russi nel 1911, una comunità numerosissima. Comunque anche la scuola di Capri non piaceva a Lenin, perché era legata a Chasky, a Bogdanov, a personaggi che si pongono su un piano a Lenin. Lenin è venuto due volte a Capri. Sì, sì. Due volte. Sì, sì, sì. C'è una la butto sul fantasioso. Ci fu un gioco abbastanza divertente di che alcuni amici si travestirono da poliziotti, fecero un'irruzione con amici. E lui fu così spaventato da questo scherzo abbastanza stupido, ma comunque. Sì, immaginarono di essere la polizia che lo stava. Sì, sì, sì. Non so se l'episodio mi sembra il 1909, ma non sono sicuro sulla data. Sì, sì, sì. Però devo dire, scusa Luigi Marino, in modo nihilistico, che Lenin è venuto due volte a Capri, questa non me la risparmio. Però per spedire la sua rivista Proletari, che allora c'era a Ginevra, è dovuto ricorrere al porto di Genova. Che aveva un traffico regolare con la Russia e con la Crimea e hanno convinto il sindacato dei marittimi, è vero, testimoniato, a spedire ogni settimana, era un settimanale, un certo numero di copie Proletari. All'inizio sono stati bloccati, poi c'è stata una protesta. Allora era ministro dell'interno Giolitti, il quale cedette su questa protesta, e arrivava a un corrispondente a Odessa che la smistava in Russia. Quindi questo per dire, ci sono episodi anche molto interessanti. Bene, se non ci sono altri... Luigi Pizzorno. Allora, se non ci sono altri interventi, affascinante tutta sta storia, affascinante anche la discussione che si è svolta. Direi che affascinante anche il libro. Come si mangiano le ciliegie, così da un cognome si passa all'altro. Cioè, mangio le ciliegie e mangio tutti i cognomi che contiene il libro. Ancora forse ce ne sarebbero tanti altri. Da questo punto di vista, certamente, io non sono uno storico, ma certamente il casellario politico centrale, credo, fu istituito subito dopo l'Unità d'Italia. E chiaramente i sovversivi, a maggior parte forse erano meridionali, repubblicani ovviamente, i sovversivi dell'epoca, e i meridionali che avevano anche diciamo svolto un ruolo a difesa diciamo del vecchio regime. Insomma, poi vabbè, i sovversivi furono tanti anche schedati nel periodo fascista, eccetera. Insomma, io credo che ci sia ancora tanto da scoprire. Perdonami un secondo, Luigi, se ti interrompo. Per quanto riguarda gli archivi, all'Archivio Centrale dello Stato c'è un fondo molto importante che è all'Archivio Centrale dello Stato a Roma, all'EUR, che è la sigla è A4, che è stranieri. E là ci stanno tantissimi. Poi c'è sta il fondo UCI, Ufficio Centrale di Investigazione, dove ci stanno tantissime informazioni anche sui russi. E poi ci sono dopo anche una categoria A16 che praticamente si occupa esclusivamente di russi. Per cui non sono solo le carte della questura, perché le carte della questura confluiscono in questi fondi, ma poi ci sono anche i fascicoli delle questure. Vabbè, questo qua. Adesso c'è anche l'archivio 22 di Corrado Lampe, che ho visto tanti anni fa. Corrado Lampe è un topo d'archivio, perché è là che ci siamo conosciuti, ovviamente. Sono utilissimi topi. Io nel mio piccolo, veramente piccolo, perché ho fatto giurisprudenza, eccetera, non sono uno storico, però mi sono divertito a cercare di trovare i sovversivi del mio paese natale.
e ho trovato tanta roba al casellario politico centrale e devo dire la verità, siccome mi sono divertito sulle mie due piccole cose, anche a ricostruire l'attività dell'Associazione Italia US, perché fino al 60 non c'è più una carta, una fotografia, non c'è più niente, io devo ringraziare questure e prefetture se sono riuscito a ricostruire la storia dell'Associazione di Napoli, solo della sezione di Napoli, fino al 60. Quindi posso dire che... i risultati erano molto precisi e dettagliati, ovviamente anche dando una lettura dei giornali. Comunque, ormai la nostra conversazione è già durata un'ora e mezzo, potrebbe durare ancora tanto, se poi ci potessimo vedere da vicino come io vi invito a fare, ci divertiremmo ancora ad affrontare questo argomento. Però io per i nostri soci e per i nostri amici vorrei dare un'indicazione. Allora, il libro è veramente bello, si legge veramente, ma proprio io l'ho letto e riletto e ancora vado a sfogliarlo, vado a vedere anche le foto che contiene, insomma, le tante piccole cose che ignoravo e che mi hanno affascinato veramente. Allora, il libro di Roberto Speciale si intitola In fuga dagli zar, con la prefazione del professor Aldo Agosti e anche con le note di Camillo Bassi. Russi in Italia e nelle riviere tra 800 e 900. De Ferrari editore, e i nostri soci e amici possono trovarlo alla Feltrinelli di Napoli, e con le mail dell'Associazione Italia US avranno anche un piccolo sconto. Va bene, libertà, penso non è che costi molto, è un prezzo molto accessibile considerato il lavoro che c'è, considerate le pagine, le illustrazioni, le foto, eccetera. Io ancora una volta, veramente di cuore, voglio esprimere i sensi della più sincera gratitudine per l'opportunità che ci avete dato di andare avanti malgrado le difficoltà del Covid. L'associazione purtroppo è stata chiusa, anche se abbiamo provveduto a sanificarla, eccetera, però ormai dobbiamo ancora proseguire, spero ancora per poco, con questi mezzi di comunicazione importantissimi, specialmente in questa fase, ma ripeto, noi desideriamo anche riaprire le porte dell'associazione a tutta la comunità russa e slava che si trova a Napoli e in Campania, e proseguiremo ancora presentando qualche altro libro prossimamente, anche con iniziative sul cinema muto russo. Insomma, basta andare sul sito dell'associazione per vedere tutto quello che abbiamo organizzato in passato e che stiamo cercando di organizzare sia pure nel nuovo contesto. Ancora grazie di cuore al professor Aldo Agosti, a Roberto Speciale, al professore Sinigaglia, a Pizzorno, a tutti quelli che sono intervenuti, e speriamo di vederci al più presto passato sta tragedia del Covid. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie. A Napoli. A Napoli, ci vediamo. Napoli, d'accordo. Va bene. Grazie a Luigi Marino, Aldo Agosti, a Roberto Sinigaglia, a tutti gli altri. Grandissimo saluto a Camillo da parte mia. Da parte mia. Bene, glielo dirò perché adesso ci ha abbandonati. Va bene. Allora, alla prossima, arrivederci a tutti. Grazie agli interventi. Sì. Grazie. Alla prossima. Corrado Lampe, grazie. Ciao, ma di che? Figuriamoci, è stato interessantissimo. Bene. Andiamo. Luigi. Sì. Ciao Luigi. Ciao. Sì, grazie. Ciao a tutti. Diana.